the Harlem. Bella a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale, sono AleGamer97 e quest'oggi siamo tornati qui su MotoGP. Ragazzi, oggi siamo al Sachsenring, intanto qua non ci dico niente. Siamo al Sachsenring e dopo l'ultima gara siamo andati veramente benissimo l'ultima gara. Quindi niente, io adesso vado a fare qualifica e noi ci vediamo subito dopo. A dopo. Allora ragazzi, eccoci qua. Scendiamo subito in pista, partiamo in prima posizione, partiamo in pole position ragazzi. Ho fatto una qualifica veramente bellissima e ho fatto solamente un giro di qualifica ed è andato veramente bene ragazzi. Questa qui è una bellissima pista, è una pista molto veloce, dove noi qua nel T1 perdiamo veramente tanto, però nel T2 e soprattutto nel T3 andiamo veramente forti. Soprattutto nel T3 ragazzi andiamo veramente veramente a bestia proprio. Oh Kent, Kent togliti, Kent ti faccio far botto così subito alla seconda curva. Cioè io te lo dico, vado a vincere sta gara. Tanto qua mi arrivano le cose di party. Vai così. Mamma mia, ho modificato anche la moto là con i pacchetti dati. Abbiamo il motore a livello 1, freni a livello 1 e sospensione e telaio a livello 2. Quindi stiamo proprio benissimo. Dopo di questa gara qui ci dovrebbe essere il T2 se non sbaglio, che dopo a fine gara ragazzi lo andiamo a vedere il T2 e non ve lo farò vedere, come non vi ho fatto vedere anche il T1 ragazzi, perché non lo ritengo importante diciamo ragazzi il T1 o T2. Faccio vedere solamente le gare, che è la cosa più importante ragazzi, la cosa più bella secondo me, eh. Poi se volete vedere anche le prove, quindi T1, T2 e T3, fatemelo sapere e in modo 2 ve li porterò. Quindi fatemelo sapere sotto nei commenti. Cioè già andiamo a dare un secondo. Raga, io ve l'ho detto da subito, a sta gara noi piottiamo. Raga, noi a sta gara piottiamo proprio. Questa è una pista che mi piace, mi casa, raga, giocare a sta pista. Dai così, guarda lì il distacco. Buona. Dai Oliveira, sopra Kent. Primo, guarda lì. Bello, l'ha passato. Oliveira ha passato Kent, meno male. Dai ragazzi, dai ragazzi. Che se non... Ecco, Kent è ripassato. Non mi vorrei sbagliare, ma noi siamo a 14 punti da Kent. Quindi Kent è primo, noi siamo secondi a 14 punti nella classifica generale del mondiale. Quindi speriamo che Oliveira passi. Che se Oliveira passa davanti a Kent noi prendiamo più punti. Così. Mamma mia ragazzi, come sto guidando. Veramente bella ste manovre che sto facendo. Mi sento ispirato raga. Comunque se vedete un po' buio diciamo, è perché sto registrando di sera, che purtroppo in mezzo agli impegni solo la sera ormai mi è rimasta adesso sti giorni per registrare. Quindi io per non lasciarvi senza video, come ben sapete, registro pure a mezzanotte, all'una di notte, mi interessa. Cioè io faccio breve info, io faccio le 3 di notte raga per voi. Io vado a dormire alle 3 di mattina, perché mi metto a guardare un po' i video, mi metto a guardare quello che posso montare, quello che magari posso registrare il giorno dopo. Tutto il lavoro che io faccio veramente col cuore per voi ragazzi, perché veramente mi piace farlo e mi piace soprattutto che a voi vi piacciano i miei video, quello che faccio tutti i giorni. E vi ringrazio ancora una volta anche per aver superato... Che? No raga, siamo andati per terra. C'era la gara perfetta, l'abbiamo fatto. E vabbè. Ah, perché ho stressato troppo le gomme. C'avevo le gomme sul rosso, quindi siamo andati per terra. Vabbè, dai, non è successo niente. Comunque stavo dicendo, vi ringrazio per aver arrivati e sorpassati i 150 iscritti. Ora già siamo a 170. Quindi veramente grazie, ragazzi.
attenzione. Vai così. Vai così, ok. Vai così, vai così, vai così, vai così, vai così. Adesso qui su sta una specie di rettilineo. Dovrebbe essere Oliveira, no, invece è Kent il secondo. Dai Oliveira, passalo qui a sta curva qui, o ti passava, eh? Dai Oliveira, siamo pure compagni di team qua. Dammela una mano, no? Cioè noi così, arrivando noi primi e Kent secondo, noi prendiamo 5 punti da Kent. Quindi dovremmo andare a 9 punti di stacco. E non è male, ragazzi, perché non è male. Però Oliveira adesso qui riesce. E mi sa che è passato. Mi sa che quello lì dietro è passato. Sì, forse lo passa qui in accelerazione. Ragazzi, forse lo passa. Vai Oliveira. E noi intanto primi. E noi intanto primi, l'importante è questo. L'importante è che noi siamo primi. Poi degli altri go. Se Oliveira è il secondo o terzo non c'è. L'ho passato! In attesa di vedere i festeggiamenti. Grandissimo Oliveira! L'avevo detto, lo passava così in accelerazione, infatti l'ha passato. Siamo a 5 punti da Kent. Ragazzi, a 5 punti dal primo posto nel mondiale. 5 punti dal primo posto nel mondiale. Mamma mia ragazzuoli. Voglio un pollicione in su. A 5 punti per il podio in mondiale, ragazzi. E andiamo così. Il nostro posto è al primo posto, ormai ci abbiamo messo il nome nostro, raga. Ormai ci abbiamo messo proprio il bollino con scritto Alegamer 97. Vediamo un pochino cosa ci dicono adesso sui social network. Vediamo. Bellissima gara, veramente abbiamo fatto una gara in solitario perché siamo troppo forti. Scegli team o sponsor? No, 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 rimango nel mio team attuale. Cioè, imbazzardate proprio. C'ho una moto che corre da sola. Ma che stiamo a dire? Oliveira, ce l'ho messa tutta su questa pista storica, ma Gamer era troppo forte. Bravo lui e bravi quelli della mia squadra e della mia famiglia, il pubblico e tutti quelli che mi hanno dato la carica. Quindi niente ragazzi, il video di oggi può finire qua. Io come sempre vi ringrazio di aver visto questo video. Mettete un bel pollicione in su se il video vi è piaciuto, commentate qui sotto se volete magari anche vedere i T1, T2 e T3. Condividete questo video a manetta e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella raga!